Questo invece è un Mora Bushcraft Force, è un coltello svedese, ma ha un costo contenuto, insomma, bisogna ordinarlo per posta perché è difficile trovarlo nei negozi. Diciamo che può arrivare attorno ai 40 euro, ecco. Sì, non è che sia neanche poco, però rispetto ad altri coltelli arriva con questa custodia, è di plastica, non è certo, però insomma ha il suo blocco, quindi il coltello rimane bello fisso, un passante per cintura e c'è un altro passante simile non chiuso che si può agganciare semplicemente a un per esempio al bordo dei pantaloni. Ecco. È un coltello svedese. Esaminiamolo. L'impugnatura in plastica morbida, fa un buon grip. La lama, vediamo, abbiamo circa 11 centimetri, è abbastanza spessa, sono credo 2 mm 8, quasi 3 mm, poco meno di 3 mm, è affilato a rasoio. Arriva già affilato così, acciaio svedese, inossidabile. La particolarità, diciamo, chiamiamo, di questo coltello è che la lama non finisce qui come in altri modelli, ma arriva più o meno a questa altezza. Questo vuol dire che si può utilizzarlo anche per spaccare della legna. Piccola legna, ovviamente, la lama non è esagerata, comunque diciamo si può utilizzarlo per spaccare legna battendo sopra la lama, appoggiando il classico battoning, insomma, via. Per quanto riguarda la funzionalità, vediamolo con un pezzo di legno. Assolutamente a posto, come si può vedere, taglia senza problemi. Ripeto, questo è un bastone di legno abbastanza secco e duro, quindi però come si vede. Adesso qui non so se riesco a fare, però sì, ecco. Come si può vedere, anche se uno deve fare, anzi, del legno piuma, per accendere un fuoco, è assolutamente funzionale. Come si vede, le scagliette sono sottilissime. Questo è legno abbastanza duro, però come si può vedere è molto leggero,
uso facendo leva col pollice perché, come si può vedere, facilita. E si controlla, cioè il coltello non, la corsa del coltello è data dalla spinta del pollice, cioè il coltello non tende a scappare, in quanto non faccio forza con questo, ma faccio soltanto, spingo la lama e, come si può vedere, creo le lamelle che faciliteranno poi il fatto che il legno prenda fuoco. Ovviamente si può usarlo al petto, po' dura comunque, volendo ci si potrebbe anche tagliare il ramo, diciamo che è più semplice forse scavarlo e poi comunque. Un ottimo coltello, economico, insomma di medio prezzo, diciamo così, ecco, rispetto, vabbè, ovviamente a 10 euro di un Opinel, però questa è una lama seria, questa è una bella lama, fa il suo lavoro. Il grip, ripeto, è buono, io sinceramente lo consiglio, sia questo in sé per sé, di cui diciamo la caratteristica di avere una lama un po' più lunga di quella, è un po' più spessa di quella degli altri coltelli della serie della Mora, però anche altri coltelli ce ne sono sempre di questa marca, più che costano meno, anche 20-25 euro, e il problema è che è quello che bisogna coordinarli per posta, quindi bisogna aggiungere poi le spese postali, però tutto sommato vale, la spesa vale. Io lo consiglio. Ciao.